girare porta e spalancare le orbi, trattieni incollato in un letto arrallentato. Come state? Molto bene. Benissimo. Come vi chiamate? Noi siamo la Moncada. Da dove venite? Veniamo da un po' sparsi, un po' dalla provincia, in realtà qualcuno trapiantato a Torino come me, ma siamo tra la provincia e Torino, la provincia di Cuneo. Come vi siete formati? Ci siamo formati, te lo può dire Andrea. Lui ci ha creati. No, vabbè, sembra un po' grossa. Così, io vi ho creati, va bene, sì. No, siamo nati con Francesco allora, il batterista, che oggi non c'è, e poi pian pianino ci siamo accresciuti e oggi siamo in una forma un po' sperimentale, un po' nuova, appunto con Isobel Blanc, che ci fa l'onore di venire a cantare con noi. È un onore per me, comunque, sono un ospite. Comunque la vostra base è Torino, grosso modo? Sì, direi di sì. Presumi che Torino abbia influenzato in qualche modo la musica che fate? Ma rispondo io. No, non credo, hanno influenzato gli ascolti, che non sono necessariamente torinesi come provenienza, e noi in realtà abbiamo iniziato a Fossano le nostre prove, la nostra storia. E quali sono i vostri riferimenti musicali per questo progetto? Su questo cedo la parola a Andrea. Io Ettore. Ascolto Ettore. Ok. Sì. E per voi? Sì, c'è da puntare il quarto. Direi Ettore anch'io. Quanti anni ha la band, grosso modo? La band ha 20 anni. Tra una balla e l'altra, sì. 20 anni, poi adesso sono... con varie formazioni e varie vicissitudini. Adesso è ferma da una decina d'anni e non è ancora neanche ripartita tutta quanta insieme la band, ma sì, siamo qua per un'occasione speciale, diciamo. Avete rilasciato alcuni dischi in passato? Sì, dischi ne abbiamo fatti due, il primo Torino Sommersa e poi Nero, e poi abbiamo fatto anche uno split in The Kennel successivo a questi primi due. Cosa vi spinge a suonare, a fare musica? Vai Andrea. Che tutto quello che vorrei dire. Disagio, dai. Beh, e per voi? Sì, nell'occasione è Matteo, cioè oggi è una festa, è la nostra festa. Ah, stasera tu dici, suona stasera. Io la prendo più stretta. Ah, ok, no, pensavo più già. In generale sì, il disagio penso che... Il disagio lo votiamo tutti. Sì. E anche, la votiamo. Anche quella quotidiana è Rock Fest, Ettore e sì. Matteo. Sì, direi di sì. Ma stasera ci hanno chiesto, ci pagano un sacco, siamo venuti. Thank you.
quel più pulito. Io non so gridare. I pezzi di cosa parlano? Disagio. Disagio. Ettore è anche un po' di Ettore. Disagio è un po' Ettore anche, sì. Ma più disagio. E dove prendete ispirazione? Purtroppo... La risposta è sempre la stessa. Però, cioè, nasce da quello, sì. I pezzi li scrive lui, quindi risponde lui. Io ho smesso per 10 anni di scrivere canzoni perché sono stato felice. Adesso infatti sono ancora felice, ma li tengo. Sì. E in che lingua sono? Italiana. Perché questa scelta e non l'inglese? Ah, perché oppure... non parlo l'inglese, cioè nel senso lo parlo scolastico, non saprei assolutamente esprimermi per una canzone. Hanno anche un intento sociale o politico? O... Questo è un domandone, non puoi rispondere se no Andrea. Spero di no. No, adesso non credo che ci sia un intento penso. Quando uno scrive, cioè, non è un intento almeno esatto. Spingermi a scrivere una canzone, è un'esigenza. No, comunque la politica c'è in tutto quello che facciamo e diciamo, ma non è voluta, cioè non sono proclami. Oddio, ma... poi rivoluzione, sì, è stata una fase. È una fase passata. Palco, live, vi piace o vi terrorizza? Tutte e due. Tutte e due insieme, sennò non ci sarebbe gusto. Sì, è quello il bello. Poi quando sei sul palco sei un'altra persona, che di sicuro è meglio della persona che sei quando sei sotto, quindi nel senso personalmente sono... Tu stai sopra? Intendevo dire che l'artista, insomma, ognuno quando si pone come artista supera la persona che è nella vita di tutti i giorni, questo intendevo dire. Almeno quello sarebbe. Sì, sì, hai detto molto bene. La cosa. Sì, poi mi parafrasate male. Qual è il posto che hai suonato che vi ha emozionato di più? Noi come Moncada? Sì. No, nemmeno io. Questo è un posto, ma non per fare la paracurata, perché siamo qua, ne abbiamo parlato fino ad ora, è sicuramente un posto al quale siamo per vari motivi legati e sarà sicuramente emozionante, però suonare è sempre bello, poi non lo faccio da 10 anni, quindi lo voglio. Avete o avevate una scaramanzia prima di suonare sul palco? No, il design. Esatto, sempre il design. Che è la costante. Ettore, c'è anche un po' di Ettore. Che strumentazione portate sul palco? Questa sera siamo Mattia che canta e suona la chitarra, io lo accompagno con la chitarra elettrica e Eleonora alla seconda voce in alcuni pezzi. Questa folla che mi mangia l'aria. Per voi le visual sul palco, l'abbigliamento, l'attitudine sul palco sono importanti o secondarie? Beh, sono tre cose diverse che separerei. Sì. Sì. L'abbigliamento uno, le visual in alcuni casi. E l'altra cos'era? L'attitudine. L'attitudine. Ci deve essere. Se non c'è quello, magari c'è poco altro. C'è il disagio. C'è il disagio. Oppure c'è Ettore. Ettore. E comunque c'è. Questo è veramente. Sul palco che tipo di sonorità portate? Vabbè, stasera sarà ovviamente acustico. Cioè, stasera penso che sarà... Proveremo a fare un concerto più sull'intenzione. Cioè noi la Moncada è una band di 6 elementi. Con 3 chitarre elettriche nelle ultime cose, quindi
ovviamente sarà un set differente rispetto a quello che abbiamo sempre fatto, più intimo, più raccolto, e si giocherà molto sulle emozioni. Un po' acustico, no? Un po' leggermente unplugged, semi-unplugged. Parlando di disagio, in passato c'è stato il momento del Covid, del lockdown totale. Voi in questo periodo siete riuscite a continuare a fare musica oppure blocco più generale? Vabbè, io non suonavo proprio in quel periodo, mi sono goduto mio figlio nel periodo del lockdown, quindi penso che possa rispondere meglio. Ma a me personalmente è stato un periodo, uno dei più belli della mia vita in realtà, sinceramente. Quindi anche perché ho ripreso a suonare con altre cose. Mi è servito per quello, quindi va bene. Qui sono uscito di più quando non si poteva, che non si può dire, però non sono mai stato chiuso. Bene. Ma in realtà è stato un po' un periodo di fermo, ma che non ho vissuto del tutto male in modo negativo, quindi anche io ci ho trovato qualcosa di positivo nello stare in casa. Cioè, Ettore l'ho sempre visto lo stesso. Ettore c'era sempre, anche il disagio, il disagio cioè, è cresciuto particolarmente. Esatto. Come band avete dei progetti futuri, quindi? Sì, un progettone abbiamo, cioè di tornare a suonare insieme, cioè poi senza darsi delle scadenze, delle cose. È rinata magicamente la voglia di fare qualcosa, e che questo è il progetto. Poi non so come e quando si evolverà, ma sicuramente siamo focalizzati su quell'idea. State buttando già giù le idee per nuovi brani, nuove cose? Sì, molto lentamente, molto più lentamente rispetto a prima, però sì. Capita di non riuscire a dormire. E rigirarsi non lo fa venire. Allora è acqua che scorre sui muri. Fa fumare, è una mano che non è la tua, di tutti i figli che non avrai mai, e non è la cura, i che non ho più denti, io non sento quasi più, io non sento quasi più. Senti la pelle come una prigione. Compleanno, le facce care, ho fame ma non so.
da 5 anni. Male. Ettore. Si invecchia male. Questa la sapevo dall'altra volta. Questa è... Diciamo che invecchiare male è uno dei propositi. Social, li usate, non li usate, li odiate? No, io poco, mi ha iscritto su Instagram l'altro ieri una mia amica, Miriam, che se ne vedi ti saluto. Come band per ora no, però io personalmente li uso molto, ma vabbè, non per ciò che riguarda questa situazione, ecco, diciamo. Come vedete la scena musicale italiana attuale? Siamo sempre un po' lì, un falso... piano. Non so quale sia la scena, non nel senso che non ascolti musica italiana, ne ascolto parecchia, però non vedo... La cosa che mi assomiglia più a una scena è questo festival qua. Ma non... cioè, noi siamo probabilmente musicalmente quelli che c'entrano di meno con l'OK Fest, però per me scena vuol dire famiglia, allora in quel senso lì sì, non la vedo nella musica italiana in generale. Fenomeno Maneskin, vi è piaciuto, non vi piacciono, cosa ne pensate? Non li conosco, cioè nel senso non posso esprimermi. Mi interessa lei. Non seguo, ma se ce la fanno, bravi. Sono sì, bravi. Beh certo, no, ma certo, ma figurati. Non ho niente contro. No. Ma più fanno loro, più noi facciamo il mio. Il tuo. Che era mio, ma io voglio fare il tuo. Ah, ok. Il tuo. C'è qualcos'altro di cui volete parlare? No, e no. Un po' di Ettore. Ettore si sta sbattendo un casino, grazie a Ettore. Sì, grazie Ettore. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Bam, bam, bam. Al Black Flag, Roberto Baggio, Pelacuti. Rachels. Wilco, Gian Maria Testa e Trior. Molte grazie. Ciao, grazie ciao. Grazie Luca. Ciao, Luca. Ciao. Ho tutto in testa ma non riesco a dirlo. Cheat. Questo è anche per Maggio. No, volevo dire grazie a Rosti in realtà, un sacco di gente. Grazie a Ettore che mi sopporta anche se l'ho inventato io. Thank you.
Grazie, grazie a tutti. Andrea Pisano, Isabel Blanc. Grazie, grazie. Grazie, buon proseguimento di OK Fest. Viva OK Fest, viva OK Fest.